150 g di farina 00, 100 g di farina di grano duro rimacinato, 100 g di fiocchi d'avena, 100 g di farina di avena, 100 g di farina integrale, 7 g di lievito disidratato, lievito di birra. Quattro cucchiai di semimisti in base ai vostri gusti. Un cucchiaino e mezzo di sale. Ciao a tutti, oggi prepariamo un cane, ma un cane. Ciao a tutti, oggi prepariamo un pane integrale in cassetta. Io ho utilizzato varie farine come avete visto, sotto tranquillo in descrizione vi metto tutto l'elenco così avete tutti gli ingredienti assieme, voi potete variare, tenetemi le farine basi, quelle classiche, con quella proporzione le altre le potete variare, farina di segale, farina di grano arso, quello che più vi aggrada o che avete in casa. Poi ci serviranno ancora 500 ml di acqua, in alternativa potete utilizzare il latte se volete fare una cosa un po' più ricca, o come farò io, utilizzare il siero una volta che avete realizzato il formaggio. Io ho fatto da poco il formaggio, avevo il siero che mi avanzava, quindi utilizzo quello. Poi 3 cucchiai di olio extravergine di oliva e un cucchiaino di miele. Mettiamo tutto insieme e azioniamo la nostra impastatrice. Se come me non avete l'impastatrice, vi toccherà fare tutto a mano. Impastati per bene i nostri ingredienti, adesso lasciamo riposare il nostro impasto così in 10 minuti. Nel frattempo prepariamo la nostra cassetta. Utilizzerò questa in silicone, ci sono d'alluminio usa e getta, quelle che siete più comodi. Questa in silicone in teoria non ce ne sarebbe bisogno, altrimenti le altre imburrate leggermente, infarinate e poi andremo a versare il nostro impasto all'interno della cassetta. Messo l'impasto nel nostro stampo, prendiamo ancora un po' di semini, una bella manciata, la distribuiamo sulla superficie, poi copriamo e aspettiamo che lieviti, deve almeno raggiungere il bordo nel nostro stampo, poi andremo ad infornare. Una volta che ha raggiunto il bordo, anzi io l'ho fatto lievitare anche qualche minuto di troppo, diciamo, inforniamo nel forno preriscaldato a 180 gradi. E dopo 45 minuti a 180 gradi il nostro pane è bello che è cotto. Io avete visto, ho messo degli stecchini perché altrimenti lo stampo in silicone si lascia andare e al posto di venire un bauletto veniva un mostro. Adesso aspettiamo che si raffreddi e poi andiamo a tagliarlo per fare la degustazione. Fa un profumo, poi è ancora caldo, uno spettacolo. Forse avrei dovuto aspettare ancora un po', ma non resisto.
Già così uno spettacolo, non immagino domani mattina una volta tostato. Spettacolo. Bene, come al solito vi incoraggio a iscrivervi al canale, lasciamo il mi piace, guardare gli altri video. Ringraziamo ancora Ada per questa ricetta. Ciao a tutti!